fancazzisti andassero a Tele Libera Viola, e che accadrebbe? E volerebbero tavoli, sedie, cameraman, cinesi, persone, volerebbe ognosa, un degenero pazzesco. E di che si parlerebbe poi? Non lo so, io penso di tutto tranne di calcio. Probabilmente l'argomento, la puntata, sarà incentrata sulla topa. Per scoprire cosa accadrà e di cosa si parlerà, ci vediamo questo venerdì 10:15, che quindi sono tipo le 10:45, sì, su Tele Libera Viola, canale 196 del digitale terrestre, e anche in diretta web su YouTube. Ciao. Tele Libera Viola, vicino San Salvi si gira. Sì, sì. Oh, mi si aspetta, eh. Si aspetta. Mi raccomando. San Salvi. Maestro Vizio, Sicilator, Sicilator. Uno e mezzo, due e mezzo. Ogni lunedì e venerdì. Uno e mezzo, due e mezzo, eh. Dove? A San Salvi. Lui fa questo gioco, fa schiantare da ridere, eh? Prende le parole per farle scomposte e scompone. La parola la scompone e faccio una piccola tipo Torino, è la mia volta. Fiorentina al Eo, Aleo, Aleo. Non l'ho capito bene, bene, bene. Di sera, ore 22:45, puntata numero 100 di Tele Libera Viola. Con me, grandissimi ospiti, direttamente a Fancazzisti, Luca Seta, nonché il conte Ludwig Maria Ludwig di Jürgenmeister, nella sitcom appunto Fancazzisti. Sti cazzi. Il produttore della sitcom. Sì, nonché Cosio Pagliai, nonché quello che picchia tutti, Giacomino, credo poi. Tutto, Giacomino, sì. Perfetto, no? Allora non so se ci sarò. Non so, no, è il mio amico, noi siamo amici. Siamo amici di cantante. Anche cantatore, sì. Cantautore fantastico. Bravi. A venerdì, mi raccomando. Bravo, il pagato, quanti sono? Tiè, cinquantino pure. Ci vediamo venerdì. Grazie. Benvenuti alla nostra puntata numero 100. Leonardo Menicucci, ecco a voi. Sebastian Gazzarini, Luca Seta. Buonasera. E il mitico Cosimo Pagliai. Signori, facciamo un Tele Libera Viola meno viola, più colorito. Giusto. Perché parliamo. Se dicessi meno viola, più toma. Parliamo della Fiorentina. Parliamo della Fiorentina, sì. Sempre. Beh. Allora, Fancazzisti, si diceva parlando di Fiorentina. Giusto. Parlavamo di Fancazzisti. Un film che viene fatto, prodotto. Film. La cosa bella è che io se rinasco voglio rinascere, non capendo nulla come te. Sei così brullo? Perché se io dico sitcom alla gente, sì, la gente va a vedere. Quella della tua età. Ci sono, milioni di sitcom. Vai, siccome sei cazzato. Questa vai. È una sketch, siccome, tipo Love Bugs. Siccome questa è una grande realtà, la prima realtà in Toscana che hanno prodotto loro, diciamo, la famiglia Pagliai, questo diventerà un film che sono bravi. Questo è bello. Sono andato io a vedere. Auguri per loro che diventi davvero. È già un film, perché è un reality. Sì, siamo già anche candidati all'Oscar, quindi basta, se ne parlava stasera. Però... Beh, allora, togliete lo sbito da tutto il cibo. Guarda il regista, è bello in quella regista. Oggi il regista è Lorenzo Galanti. Lorenzo Galanti, bravo! Bravo! Ben trovato! Bravo! Bravo! Scusa. Abbiamo un pubblico femminile. Brave! Brave, 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 belle, brave. Sono belle e brave. 153 persone lì, praticamente 3. Almeno no. No. Cioè, bene, perché non abbiamo detto a nessuno praticamente, perché non abbiamo presentato lei però. Già, Nelly the Dog, eccola. Dai, che fa, lanci?
Allora, la scaletta com'era stasera? La scaletta non l'ho lasciata. La scaletta è questa, si parla di Fiorentina, fancazzisti. Fancazzisti è la nuova sketch, adesso se siamo seri due minuti, Fancazzisti è la nuova sketch che stiamo girando in questi giorni. Però la parola seria e la parola cosima è la solita la frase. Allora, mi fate fare la frase? No. È una sketchcom divertentissima, tra l'altro che stiamo girando ora a Fiesole da un mesetto, finiremo settimana prossima. Ma che cos'è una sketchcom? Che cos'è una sketchcom? Avete visto Love Bugs, quella con De Luigi, la Unzica, De Luigi, la Canis? Ma si può levare telecamera, perché... Ma metti quell'altra, più quella. Ma quella ci fa... Bravo, questa. Anche restare di profilo. Ci si vede tutto. Comunque, la sketch è appunto tipo Love Bugs o Camera Caffè. Tra l'altro il regista di Fancazzisti è lo stesso regista di Love Bugs, che si chiama Marco Limberti. Ma che salutiamo. Adesso poi dopo chiamiamo con i nostri potenti mezzi. Protagonisti, vabbè, c'è Luca Seta qui presente. Tra l'altro una partecipazione lo fa il buon vecchio Sebastian. E altri protagonisti sono... Io ho fatto la comparsa io. Mentre bevevo. Massimiliano Galligani e Diego Casale. Mitici. E no. Leonardo Menicucci. Leonardo Menicucci, no. Che parteciperà alla festa. Alla festa. Così un pagliaio. No. Mose Tutucci, sì. No? Mose Tutucci, fondamentale. Beh, rendere delle vendite e poi lo chiamo. Volentieri, io faccio tifo per voi da sempre, da quando lui ha detto di questa cosa che voi fate. Stavo a dire per questo film. No, questa stupenda idea. Sì. Però io sono venuto e ho visto e mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto perché le cose quando nascono così, a parte siete tutti professionisti, tutti grandi professionisti, fate un lavoro con molta serietà, sono stato quasi 3 ore quella mattina con voi e mi sono divertito un casino. Io dico, ne ho visto tanta di questa roba ancora. Pronto? La vostra è molto bella, bene. Grazie. Sì. Chi è? Gabriele. Allora io te lo dico subito, se non parli di topo riattacco. Sì. Pronto? Guarda, se non sa di cosa parla, no, Chi ha comprato la Fiorentina? Chi ha fatto la Fiorentina? No. Come? Che di cosa si parla? La fidanzata tua? No, mi sono lasciato. Allora. E ti dura quanto un gatto sull'Aurelia anche a te, le donne. Dovevo portarcelo qui per presentare qui in diretta nazionale. No, meglio di no. Quindi YouTube soffriranno tanto. Ma era di Funtala, mi sembra. Perché mi sembra. Cosimo è sempre a Funtala. Ah, che l'abbiamo conosciuta. Guardate, stasera mi dispiace di non essere lì, ma causa maltempo e causa anche salute. Che non... Sì, ma ce ne frega nulla, cioè di maltempo a noi. Anche la salute, non è che... No, la salute è importante. La salute è importante. Scherziamo. Non la sua, ma... Sì, mi spiace veramente di non essere lì e festeggiare con voi la centesima puntata. È vero. Che è veramente eccezionale. È diventata una trasmissione veramente eccezionale. Sei bravo, Ale. E questo devo fare i complimenti a Leonardo, perché insomma... montare su una trasmissione Mencini c'ha questo vizio di montare Mencini, sì. Hai ragione, Mencini la montava un altro, hai ragione ma sbaglio anche l'altra volta, vabbè, via Gabri, dici anche cosa è importante, su parliamo della tua fidanzata, parliamo di anche cosa di Ganzo, che hai fatto, se sta a night anche ieri sera? Questo è sempre su Gianni, quindi va bene. Quanto hai speso voi, Nike? Ha parlato di AT. Di AT, se comprato, no? La devi smettere di parlare di calcio. Non ci voglio parlare di calcio con te stasera. Che anche lui dice uno c'ha 30 sul campo. Esatto, 30 sul campo di AT, sì. E 31 sotto le coperte. Vabbè. Nulla. Allora, piacere, rimani, con che compagnia sei, praticamente il tuo telefono cos'è? La caccia di Spock, non si sa mai, questo fai, basta, sponsor. Che compagnia c'hai, dici Gabriele? Wind, bravo. Allora, rimani in contatto con noi, continua a spendere. Ora sentiamo Sebastian. Non si può dire. Tagliare non si può. Ok, c'ho Wind anch'io e non si sente mai. Neanch'io, no. Non puoi dire non si sente nulla. O parli come parli di solito, se no.
Di Lorenzo presente, se la mangia la pizza, Tim prendeva, Windom prendeva in pizzeria. Beh, ora ci parliamo delle adesso ci arriva un piatto di butta dalla Windom. Quindi non l'ha detto lui, l'ha messo lui. No, no, di social. Ma io ho fatto la pubblicità della Windom, pure io. Perciò non facciamo. È il contratto, cazzo. Almeno te, almeno te sei spendendo soldi, io ho preso gratis. È vero. Guarda, ci è arrivato in questo momento una mail di InWind. Io ce l'ho in Wind, no, ma sembra uno stemmastano. Ci è arrivato un. Dai zitto te. No, ci è arrivata una mail in questo momento, chiocciola in Wind. Sì, ho capito. Ti dice, ragazzi, tanto non sai leggere, fai leggere Sebastian, per favore. Tanto non ti riesce a leggere. Ragazzi, vi sei fai, leggi allora, Sebastian. Ciao a tutti, i più belli. No, vabbè, ci sono 5 ragazzi, ma il più bello è Sebastian. Grazie Maurizio. Grazie Maurizio. Anche. Ciao, Maurizio. Ciao ragazzi, vi seguo sempre. Cosimo mi sta sulle palle. Sulle palle, sulle palle. No, c'è due cerchi, non so. No. Anche nello speciale di stasera, la centesima puntata mi sta sulle palle. Soprattutto stasera. Vorrei sapere semplicemente se pensate Iachovenko possa trovare spazio e gol nella Fiorentina quest'anno. Iachovenko c'è una fiera. Ma Iachovenko è un anno da via. È un anno da via. Semmai la sua fidanzata. Perché la fidanzata di Iachovenko io non la conosco, però me ne hanno parlato abbastanza bene. Il chirurgo soprattutto, perché insomma è una portata abbastanza, ma no, ora a parte tutto, ma veramente se n'è andato Iachovenko? Sì, è andato in male. Comunque la ragazza lavora all'Excelsior, adesso mi ricordo male. Sì, sicuramente, sì. Ma sicuramente qualche banchetta l'ha fatta bella. Vai, guarda, fiocco le luci, vai. Altra ragazzi, ma moderazione. Dai, zitto. Moderazione. Che vuoi? Dove far vedere la fidanzata di Coso, Di chi? Di chi? Quello del Napoli lì. Dai, fatti gli affaracci tuoi, te Higuaín, fermati, buono, un po' su. Vediamo l'esperto che dice. Tipo l'espressione da attore usato. Sì. Beh, carina. Vabbè, diciamo. Ci dispiace, è semplice, sobria. Gradevole aspetto. Sì, salutiamo Iachovenko. Ciao, grazie di essere venuto in Spagna, non ci vede. Io voglio domani più occhio alla sveglia. Io ho detto niente. No, nulla. Ha voluto dire la sua. Sì. Sei d'accordo te? Sì? Sì? Sei d'accordo? Chiamiamo Marchino Rimberti, dai, chiamiamo Rimberti. Non parlare con lui. Ma non me ne frega nulla parlare con Gabriele. Riattacca. Un abbraccio Gabriele, ma tutto quello che sta ridendo Gabri, spiegavo, terra, ciao Gabri, ci sentiamo lunedì, ciao, noi siamo parliamo tranquilli. Di cose serie, parliamo della cosa fare, cosa smonti, fermo, lascia fare, no se non parla. Vabbè, saltai gli scopi, Gabriele, scusa, è andato via la linea. Accidentalmente, no. Chiamiamo Marco Libetti, dai. Marco Libetti, no, aspetta, no, Gabriele, pronto? Oh. No, io non sono pratico, perché ha risposto non lei. Non sono pratico. No, non è che Leonardo fa... Sì, poi parla un po' con Gabriele. Sì, che dice Gabriele? Traduci. Cosa dice? Sì, così? Poi? Sì, poi? Sì, poi? Maxi! C'è fatto da... Momento stesso, non si deve. A forza di portarlo in Parlamento ha imparato il linguaggio dei politici. Ah, questo è bello. Si ci denuncia. Sì, c'è stato oggi. Aspetta, vedi una cosa serie Gabriele. Gabri! Veramente, volevo fare davvero i complimenti a tutti voi. Dai, sì. Grazie, grazie veramente, a parte tutto, grazie veramente. Ed è un piacere di aver condiviso tutte queste cose insieme a voi e di continuare a condividere l'interno. Questo mi sono consentitemelo per 5 minuti. E noi ci siamo grati. Ti ringrazio, Gabri. Però, Gabri, la parola topa la puoi dire una volta ogni tanto? Una volta nel. T-O-P-A, è facile. Via, lasciate, c'è un ragazzo sano qui. Però la topa la lascio a Cosimo. È lui che è l'esperto. Sì, in effetti abbastanza. Sì, sono abbastanza forte. Sì, ho visto Pancattisti, ma se ci ho visto però. Quindi è inutile che fa il salto il bello, Pancattisti, però se ti si vede. Te c'hai un po' l'aria di Juventino. No. Siamo parolati. No. Interista. Ancora peggio.
Diciamo che va benissimo Inter. Gabri, ti dobbiamo salutare perché ci abbiamo 100.000 cose e... Ma sei ancora in linea, basta, ciao. Vabbè, Gabri. Gabri è uno dei fondatori. Devo salutare una ragazza. Chi devo salutare? Che inizio la lei. Ah, Elisabetta, Elisabetta, Elisabetta. Ciao Elisabetta, perché salutala. Capito, ma scritta, fammi salutare Le volte, volte. Ancora. Pronto? Pronto? Sì. Quasi uguale. Poppa. Pronto? Poppa, sì, adesso ci stava bene, ci stava bene, ci stava bene, poppa! Guarda, secondo me parlava la lingua tua, quello lì comunque. Sicuro? A me sembra arabo, sudafricano. Pronto? Pronto? Poppa. No, e sono vergognosi. Allora... Chi li telefona con i nostri potenti? Sì, io non c'ho più batteria. Lui c'è sempre Skype, non c'ha mai fondi in conto. Scusa, Viola ha mandato una foto, posso farla vedere? Facciamo vedere. No, ho paura, ho paura. Paura anch'io abbastanza. Sì, chiamalo su. Scrivimi, no, sì. Sì, ho capito, questa è la fidanzata di chi? Sì, no, lo metti lì, sì, lo metti in mia voce. Dai, ti porta Viola. Visto. Ah, buonasera. Pronto? La nuova maglia della Fiorentina. Pronto? Ah, però. Pronto? Grande. Chi sei? Pronto? Ti senti? Ragazzi. Vabbè, nulla, vai, chiama Marco, vai. Allora, stacca qui. Stacca il telefono. E si vergogna. Si vergogna, c'è Sebastian. Si vergogna. E tu qua? Diamo la voce, ragazzi, ragazzi. Con i nostri potenti mezzi facciamo un collegamento. Esatto. Attimi di silenzio. Se risponde la terza è buono. E dopo no. E dopo dura. Vai a dormire, eh. Ma gli avevi detto chiamavai, no? No. Si sa mai. Sarebbe potuto capitare, sì. Benissimo. Bene. Possiamo vedere il nostro regista sempre sul pezzo. Sempre sul pezzo il regista. Al primo squillo lui pam, tira sul telefono e via. È finito per che è grande quella casa. Normalmente sì, la segreteria del comune. Fagli il numero, dai. Sì. Allora, perfetto. Benissimo. Facciamo... Grazie per il collegamento, Marco, ci sentiamo dopo. È stato un piacere. Grazie regista, grazie. I nostri potenti mezzi facciamo l'unico ma lui è seria. Ma Andrea è serio. Perché dalla redazione FirenzeViola.it. Allora, fra un po' finisce il mercato. No, è già finito, da 6 minuti. 6 minuti. Sentiamo anche l'Inter che ha comprato. Esatto. Per a qualcuno. Non solo il magazziniere. Pronto? Ciao Andrea. Ciao Andrea. No, ciao a tutti, allora finalmente è finito questo benedetto calciomercato. Infatti, infatti, noi infatti eravamo preoccupatissimi fino a ora. Sì, noi non aspettavamo di sapere altro del calcio. Siamo riusciti a mollare Cosimo Pagliai o no? No, purtroppo no, c'è stata una lunga trattativa. Che però non si è conclusa positivamente. La Fiorentina ha trovato fino in fondo il contratto di Cosimo, ma poi... ha scelto di non puntare su di lui. Io so, è l'anzianità, ormai sono vecchio, sono diventato vecchio. Vabbè. Grazie Andrea, comunque so che ci hai provato anche te, ti ringrazio per l'appoggio. Sì, 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 ho fatto intercettone ma non mi è riuscito più di tanto. Ma lo so, è guarito, ora non ha più mal di spalla quella robaccia, non c'ha più addosso quella robaccia. Va bene, parliamo di cose serie, vai. Chi si è preso? Beh, allora, diciamo che è stato l'ultimo giorno di mercato per la Fiorentina molto tranquillo, perché al di là delle visite mediche e dell'ufficialità di Akité non è successo niente, perché la Fiorentina quest'oggi non ha inviato nessuno a Milano, né Fratello e Masia sono andati nella sede del calciomercato, sono rimasti a Firenze. L'unico punto su cui si sarebbe potuto lavorare erano le cessioni. Effettivamente dopo la cessione di Olivera al Brescia di ieri, oggi è arrivata anche quella di Jakubenko al Malaga, il giocatore andrà in prestito secco per i prossimi 6 mesi. I giovani Vosk e Rebic, che dovevano partire, alla fine sono rimasti a Firenze. Rebic, lo avrete letto sulle pagine di FirenzeViola.it, non è potuto partire per un problema burocratico, perché il giocatore ha già indossato 2 maglie e ha già giocato con 2 maglie diverse in questa prima parte di stagione, prima con lo Spalato
e poi con la Fiorentina, e per un regolamento della FIFA un giocatore non può indossare una terza maglia, quindi purtroppo il giocatore sarà costretto a rimanere a Firenze. Fino adesso ha trovato poco spazio, figuriamoci adesso che tornerà Mario Gomez, quanto ne potrà trovare. Messaggio di servizio, aspetta un attimo. Lore, dai un occhio all'audio, dice che non si sente molto bene. Salutiamo Alessio Coluccia. Salutiamo Alessio Coluccia, il co-produttore nostro. Ciao. Ma su, in televisione, ciao. No, aspetta, no, in televisione o in streaming? Però. Televisione o streaming, rispondi. Televisione o streaming? Televisione. Non l'hai detto anche a no, me. No, diceva qui sotto, non sentiva. Ah, ok, allora apriamo la porta. E invece Andrea, l'Inter che ha comprato, perché c'è stato due interisti oggi. Sì. Beh, l'Inter alla fine è riuscita a prendere Hernanes, che era un po' il giocatore più importante di questa campagna acquisti. Sostanzialmente in questa campagna acquisti l'Inter è riuscita a prendere D'Ambrosio, che è un giocatore praticamente che si sarebbe svincolato al parametro 0 a giugno, e quindi è riuscita a prenderlo per una cifra molto bassa, ma soprattutto attraverso un esborso di circa 20 milioni di euro è arrivata a prendere Hernanes, che è un po' il fiore all'occhiello di questa campagna acquisti. L'ultimo giorno di mercato che si è appunto connotato sia con l'arrivo di Hernanes all'Inter, ma anche di Osvaldo alla Juventus, perché insomma non c'è chiusa, Osvaldo, anche preso, che sicuro? È passata alla Juve. Sicuro? Preso di sicuro? Sì, purtroppo sì, ci troveremo di fronte in Europa League, ho paura. Ma tenendo Vucic, Squagliarella, tenendo tutti? Sì. Hanno tenuto tutti quanti, Vucic, Quagliarella, Tevez, Llorente, Giovinco. Sono 47 attaccanti. Osvaldo a questo punto. Vabbè. E che abbiamo purtroppo due interisti questa sera. Purtroppo, perché? No, abbiamo tre. Sei iraniano, sì, scusa, posso essere interisti. Massimo del Casellasoro, che è interista anche lui. Ecco. Hanno preso Hernanes, non possono essere tristi, scusami. Capito, sì, esatto. Che ci possiamo fare? Purtroppo capita anche questo. Lo so, è una malattia. Qui tra juventini, interisti, milanisti. Però è un'epidemia. Noi abbiamo una grande Fiorentina e per fortuna quest'anno l'abbiamo stroncati quasi tutti. Andrea, ti ringraziamo. Gomez, quando rientra Gomez? Tu sai? Ogni settimana e la prossima settimana. L'ho visto ieri sera Gomez, e l'altra sera. Gomez credo che potrà rientrare tra i convocati per la gara contro l'Atalanta. Me lo auguro, credo che potrà rientrare ad allenarsi lunedì, quando poi la Fiorentina comincerà a preparare la sfida contro l'Udinese. E poi chiaramente si allenerà con il gruppo, e mi auguro che per la gara con l'Atalanta, al più tardi nella gara con l'Inter, possa tornare tra i convocati e magari giocare qualche minuto. Perché io ho il fantacalcio, quindi... Già c'è un Manolo di Palermo, fai i mondiali o no? Quando rientra Rossi? Io non ho capito il soggetto. Rossi. Pepito. Pepito, allora, se va bene rientra nelle ultime tre giornate di campionato. Il suo obiettivo, lo ha scritto su Facebook, è quello di rientrare per la finale di Coppa Italia. Noi chiaramente facciamo tutti gli sconcioni del caso, perché la Fiorentina deve ancora affrontare le semifinali, quindi figuriamoci. Però la finale, come lo ben sapete, è il 3 maggio, e quindi lui spera per il 3 maggio di essere in campo. Quindi, facendo due rapidi conti, visto che la finale di Coppa Italia sarà poco prima della terz'ultima giornata di campionato, lui spera di esserci per la finale e quindi anche per le ultime tre gare di campionato. Buono. Comunque c'ho anche il fantaggio. Un bel esperto. Che sarà colpa tua. La settimana scorsa avevamo comprato Borca Valera. Esatto. Che sa smettere di usare il fantaggio. Ha comprato Speriamo bene. Andrea, ti ringraziamo davvero. Un abbraccio Andrea. Ciao Andrea, grazie. Ciao. Allora, chiusa la parentesi seria. Si può. No, allora, volevo fare già a lui una mail di un ragazzo. Che cazzo. No, ho capito. Potrebbe essere una ragazza. No, non è un ragazzo. Vabbè, Sebastian, lei è più bello, c'è poco da dire. Grande, diciamo, Meotti. Il codice fiscale. Pronto. Dalla mail. Chiocciola Gmail. No, dai. Ciao, diciamo, grazie. Pronto. Una fia pronto. Mai. Aspetta. Pronto? 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 Sì? Vi saluta Rinaldo. Sì? Ciao. Non ho capito. Rinaldo. Rinaldo, ciao. Ciao Rinaldo, che ci vuoi dire? No, ha detto ci saluta Rinaldo. Ciao Rinaldo.
abbassa il volume. No, no, no. Rinaldo. Rinaldo. Ah, Rinaldo. Ah, ah, vabbè, sei livornese, sì. 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 Va bene, dai, noi si... Vabbè, dai, facciamo finta a tornare, abbiamo detto nulla, va. Che ci vuol dire? Qualcosa di serio? Che mi sembra... Nulla, nulla, nulla. Pronto? Vabbè, dai. No, ci vola solo fila. Ci vola, dai, sì, vola pem pem, eh? Vabbè, in Toscana è così, eh. Sì, va, giusto, 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 giusto. L'unica trasmissione così detta. La mia moglie ha scritto fate vedere il pubblico. La vostra zia. Ciao pubblico. Perché è gelosa, ha ragione. Perché ci sono le gradinate, non entrano tutti. Vai. Vai. Pronto? Pronto? Sì, sì? Ciao. Io volevo salutare Sebastian Gazzarrini. Eccolo qua. Accidenti, eccolo. Ciao. Vai, ti hanno macchina. Number one. Come fa? E come ti chiami? Number one. Ti chiami? Comunque è bellissimo. Lo so, ma grazie. Quella accanto però non è scherza, ragazzi. Quale dicevi, lui o lui? Io o lui? Allora Gazza, dove stai? Alla grande, alla grande. Ormai c'è un rapporto tra noi due. Ecco, è quella telecamera, no? Sì, sì, è quella lì, quella lì. Vabbè, ci vediamo più tardi. Gazza, ma non mi riconosci? Altra luce per davvero. Ma sta sotto casa, scusa. Questa è la classica base, classica figura. Allora, ora Sebastian Gazzarini ci dice chi è. No, non ho capito bene. No, il telefono non sente bene. No, la tua amica sta sotto casa. È disturbato. Galleria. No, vabbè, lasciamola parlare un attimo così la riconosce. O chi sei? Comunque siamo. Ah, grazie. Vai, grazie, ben, sono contento. Compra vocale. Ti amo anch'io. Cazzo, ma non mi riconosci, questa è una cosa brutta. È no, bruttissima. No, ho capito, attaccate. Dai, scherzo. Che è la turca, scherzo. O tu sei la Sara. Bravo! Oh, Ale, la zeccata. Grazie, quello bravo. Attaccate. Vabbè, no, Sara, ti salutiamo perché ci abbiamo sempre telefonato. Sara, da quando conosci Sebastian? Ma non lo so. Ah, da un po'. Da un po'. L'ultima volta quando l'hai visto? T'hai fatto cazzo. Ma cosa te ne importa? Ma cosa vuoi andare? Quando è che l'hai visto? Ciao Sara! Ciao! Parliamoci di questo! Sara! Il mistero si infittisce. Parla con noi, Sara. Parla con noi, Sara. Quando è l'ultima volta che hai visto Sebastian? E Gazza in realtà mi adora, non lo vuole dire. Sì, sì, sì. Sì, non ci direbbe, ma... Perché abiti anche te a Carmignano? Eh? Abiti anche te a Carmignano? No, io sto a Bellariva. Ah, ho capito. Perché Gazza abita a Carmignano? Io sto a Carmignano. Sì, da stasera sto a Carmignano. Vabbè, ciao Sara, dai. Sara, ti salutiamo, dai, abbiamo un sacco di telefonate. Grazie per la telefonata. Grazie, vai a vedere dove vuoi, regista. Attenzione. Ciao pubblico. Ciao, ciao. Questa è una piccola parte, E beh, sono fan anche loro di Gazza. Grandissimo. Perché ti chiamano Gazza? È perché mi chiamo Gazzarini di cognome. Ah, è stato ruba. Scusa, io devo domandare. C'hai la testa o un impugno? No, ma devo domandare, io come te. Senti, vogliamo presentare il CD di Luca, che è meraviglioso. Ma non è colpa mia, è perché è Lorenzo. No, sarà d'accordo. Presentiamo il CD di Luca. Allora, presentiamo il grandissimo CD. Ecco, il nostro amico è un cantante anche. Aspetta, sì, è un cantautore. Cantautore, so, cantautore. Cantautore fa lo stesso. Eccolo qua. Il viaggio con Kerouac. Lo trovate su iTunes, ovunque, insomma, su YouTube. E sentiamo un pezzettino di cavolo. Il video con Elena Parolo. E chi sul tavolo? Che saluto, ciao Elena. Ciao, ciao Elena. Linda Elena. Ciao. Grazie, amica. Tu mi abitù. Sì, sì. Vabbè, noi allora, stiamo commentando Elena. Elena, stiamo cominciando. E quello che svelano. Dove girato questo qui? A Milano. Mi sembra freddo, nebbia. E problemi. Odore. A vedere, ok. Il candelo accesa. Luce soffusa. Aria che pesa. Ora, canta anche a posto. Le grandi cose che poi lei la sanno. Mi passa vicino. In solo un po'. Dal vivo. Sembra un inchino.
Io che ti guardo dal vetro nascosto, vorrei raccontarti di come ho risposto a chi vi diceva di lasciare stare, di mai non chiamarti e di non sperare che un giorno qualunque tu dicessi sia un appuntamento, ma io sono qui e... cavolo, qua fuori fa freddo, qua fuori fa freddo del diavolo. Non so che darei per sedermi al tuo tavolo. Vai, benissimo. Grandissimo. Meraviglioso, meraviglioso. Anche andato in diretta. Grandissimo album, davvero, ragazzi. Ma secondo me questa canzone viene bene anche così. Pronto? In coppia. Pronto? Rinaldo, e Rinaldo e... Ma è un partito di calcio, io me ne frega. No, dai, ma no, ma si scherza, ma noi, ma figurati. È che sì. Poi sai. Ma spiegando dopo chi è Rinaldo, io sono nemmeno. No, è uguale, ma non ti preoccupare. Noi, poi Livornesi ci stanno molto simpatici. Lì sono rimasto. Ma figurati. No, vai sereno, vai sereno, vai sereno. Perché squadra tifi per Livorno? Ma io no. Ma non importa, ma sì. Ma che ci importa? Senti, piace la topa? Dici un po' a cosa della topa. De. Parlaci un po' della topa, che a noi ci piace. Esatto, no. E lo vedo più spontaneo. Ti sento. Sì, sì, penso sempre anch'io. Ciao, buona serata. Ciao, grazie, grazie. Comunque... Comunque bella canzone, Luca. Bellissimo, grazie, bellissimo. Brano meraviglioso. Grazie mille. Non tavellino, e noi ti facciamo anche promo, facciamo girare tra i nostri. Sì, 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 sì. Dopo me la scarica e me la pirata da YouTube. Assolutamente. Come giusto che sia. Io vengo a casa tua e ceno a casa tua. Una roba equa. Scarico la cena. Sono capi. Però il muletto è tuo. Però con una ragazza? Ti trovo. No. La porto al cinema. Con i soldi tuoi. Ludwig, ma figurati se trovo. Non la scarica con Wind perché non prende, no, deve prendere un attimo. La smettete il testimonial, lui allora, fa lo doppio. Allora, il regista. Fai i contratti che fanno carta a carta, c'è del grano sonante qua. Soldi che pullulano. Beh, piace, sentiamo un numero qui di Sebastian. Un numero di... un numero così a caso. No, ma facci ridere, no, vai. No, facci ridere. Un numero 348772. Io so far ridere, però mi hanno appena scritto, ma a parte di sopra, di che vuoi stare parlando? Hanno ragione. Mi ha scritto il mio ex allenatore di basket, che saluto, ciao Sergio. Ciao. Perché giocavi a basket, volevi dire? Basket. Quindi giocavo, ora non so più fisico. Ma di che si sta parlando? Nulla, di sopra. Di sopra. Ma io, ragazzi, andiamo a... parliamo un po' di cose più serie. Fancazzisti, sì. La storia, un po' della storia del fancazzisti. A lui le chiedi, no, piano piano, un po' a lui, un po' a questo, un po' a te. Ma sono curioso di sapere cosa sa. Vai. Eccoci, vai. Cosa sai? Cosa so? Io so che c'è il conte Ludwig. Eccoci. Di Jägermeister. Jürgen Meister. Jägermeister della birra, infatti. Altre denunce. Oh, gli ha scritto anche una ragazza, tutti uomini fino a... però una ragazza gli ha scritto sei... No, bianchina. Bianchina. Anche gli si dà anche Mimmi. Non... No, non glielo dire, a me non glielo dire. Pancazzisti, la spieghiamo un attimo. Sì, esatto. Bianca dice no, bellissimo. Il regista non ci ha risposto, ma c'è il tuo coproduttore che ci sta guardando, quindi evitiamo di fare figurati. Praticamente sono quattro disperati che vivono in una casa... Fancazzisti, tra l'altro, il Limberti sì, vero, dire, si scrive Funk trattino Azzisti, con la U, con la U, stiamo dicendo parolacce, una roba musicale. Comunque sono quattro disperati che vivono in questa casa e a parte le battute, che poi ce ne sono un sacco, topa come dicevi tu, e idiozie come se piovessero a secchiellate, in realtà è anche uno specchio di quello che può essere la società adesso. Quindi, la gente si deve reinventare, quindi questi quattro protagonisti, oltre ad essere dei fancazzisti, è anche gente che prova in qualche modo a sbarcare il lunario, quindi si inventano mille lavori, il più delle volte assurdi e inconcludenti, però si danno da fare per sopravvivere, come penso un po' ognuno di noi in questo momento. Esatto, esatto. Questa è la parte seria, poi in realtà ci sono un sacco di battute idiote, stupidità gratuita, no, comunque si ride parecchio. Sì, la cosa bella è che sul set, come dicevi tu prima, e anche tu, anche voi che siete stati,
c'è veramente. Ma tu hai detto 4, saranno 30. Poi mi hai detto 4 persone. I protagonisti sono 4. Poi vabbè, c'è la troupe e tutto quanto. Ecco, diciamo questa che... è la pagina, scusami, perdonami. Questa è la pagina, Facebook nostra. Vi... metteteci like, ecco, questo guarda, senso. Ci sono un po' di video, un po' di, un po' di demo, un po' di promo. C'è 15 secondi. C'è il 15 secondi quotidiano. Però ci si diverte molto. No, Marco Liberti e la Eco Friends, insomma, la produzione sono stati bravi a creare questo. Questo ambiente lì c'è il tra l'altro ci sono le sacco, penne esatto esatto, esatto. Alza un pochino, c'è le penne all'asfalto l'altro giorno. Sì, esatto. Se le mangiate gli spaghetti all'occhio di bue che si sono mangiati con contro Massimiliano Galligani, Diego Casale e vabbè Luca Seta che l'avete visti nel promo all'inizio. Sì, comunque ci sono anche altri Giacomino. Attori, quindi c'è Massimo Olcese che ha fatto Massimo Olcese, è stato meraviglioso. Poi c'è Nicky, sì, Nicky Giustini. Giustini che fa il barista nella sitcom. Ieri è venuto Fabio, non mi ricordo il nome, Fabio Rossini che è il socio di Diego Casale di Mammut. Sì. Infatti sì. Poi quindi non siamo sicuri. E poi aspetta, cosa importantissima, un altri due guest simpaticissimi che saranno con noi sul set settimana prossima, Beppe Braida direttamente da serie, grandissimo grandissimo fenomeno, e Giacomo Ciccio Valenti che farà con noi una bellissima puntata sul poker. E tra l'altro è interista. Che tra l'altro interessa Ciccio Valenti. Salutiamo Niki che è stato carino. Salutiamo lì. Sì. Lapo Via dei Fossi, il nostro sponsor. Esatto, ci sono un po' di foto. Salutiamo di Lapo. Lapo. Lapo che... Qua ci sono un po' di foto, perché la sigla l'abbiamo girata in centro a Firenze. Lapo è stato in una delle puntate più belle, con un calabrese, sì, una cosa esagerata. Calabro fiorentino, te lo raccomando. Ci scrivono vedere Cosimo cantare, è stato un momento di tristezza. Gabriele, già il tempo è brutto, poi devo dire di più. Che Cosimo ha cantato molto bene. Infatti sono abbastanza, mi sono messo a piangere dalla tristezza. Cioè, secondo me meglio canta che gioca. Può darci, può darci. Anzi, facciamo un altro, guarda, fatemi dire una cosa sportiva così che ci divertiamo. Domani, per chi vuole, Rondinello ovviamente in campo, io dovrei esserci, sicuramente sto in panchina, vediamo un attimo se riesco. Senti, ma a quanto tornare dura questa malattia? Sono 14 mesi. No, e sono 4 mesi per davvero, ma ragazzi, che ci devo fare? Le spalle sono le spalle, ormai sono vecchio, vaffanculo. Sento finire. Allora, scusa per solo dirti che se lui è vecchio... Penso che arrivare a 21 anni, stai zitto perché potresti non arrivarci. Capito? Oh, poi arrivo a 35 anni come noi, ecco, o a 30 come me. Quindi niente, domani siamo in campo e ti aspettiamo. Sai la allora, domani il Rondinella dove gioca? Non me lo chiedo, non me lo ricordo. No, si gioca trasferta. È un professionista. Cioè, sì, noi seriamente. Domani cosa diciamo? Il bello è che domani lui chiama il mister. Il bello che l'apertura è l'argomento Rondinello. Dove gioca? Boh. Sì, non lo so, se ti fai gli affari tuoi non mi fai queste domande tra bocchetto. Io non. Ma te mi domandi sempre formazione della Fiorentina. Non mi ricordo. Non te lo ricordo. A proposito, formazione della Fiorentina? No, non si parla di calcio. Non si parla, si può parlare di calcio. Io volevo sapere, salutare Giovanni Zanone, Cristian e Donatello. Zanone è quello del yogurt, no? No. Non ti posso essere la Fiorentina. Cristian invece purtroppo è malato. Quindi... Ma te certo porti d'un bene. No, malato è che ti fa Juventus, scusa. Devo salutarlo. Regista, vieni qua, fatti vedere la mia vita. Aspetta, un saluto di Sebastian. E neanche bello. Che non si sa, sarà un kebab bar, non lo so, no, scherzo. No, davvero, no, la mail non si legge. No, la mail è anche sul mio sito perché lei è mia gente, quindi. Ah, ok, vabbè. Vabbè, poi saluto anche la mia mamma, già che ci sono. Ecco, ciao mamma. Ciao mamma. Va a dormire, domattina mi svegli presto. Sì, no? Giù la Gazzarrini, grazie. Al contrario, il figlio che va a dormire la mamma. Cosa senza, esatto. Vabbè, grazie, la figlio, cioè, faccia, la sua mamma mi deve stare, poverina, come la mia, cioè, una vita di merda, cioè, senso. Tanto si può dire a quest'ora, sono passato. All'11 vita si può dire vita di sì, lui dice sempre di sì e poi andare arriva a suo babbo tutto il mondo. Tanto babbo ora adesso è nemmeno dopo la puntata di oggi dopo l'uomo si sì, ho capito quando gli arriva le lettere, oh, vedi? Si piglia due o tre denunce oggi, comode comode, denunciateci tutti dalla Wind, vai Wind, dalla Wind non funziona mai, ecco. funziona benissimo. A proposito salutiamo Lencioni, Lencioni, no? Stefano Lencioni che è uno sponsor simpaticissimo, nostro amico
che è stato montato reiteratamente da Melicucci. No, il video sto parlando. Il video è stato montato da me. Sì, è stato un po' male. Sì, ma tanto non suona solo, ma insomma, vabbè. E quindi nulla, regista, vieni qua, vieni insieme a noi, fatti vedere un po', raccontaci delle tue esperienze di vita, in Catalogna. Di calcio, sì, delle tue esperienze sessuali a pago che usi fare. L'ho detta in diretta, pago è una località balneare, pago, famosa località balneare della costa, vicino a Palermo. Di yogurt, pago. Te l'avevo promessa, te l'ho detta. Grazie, è stato un attimo, come sono scura. Grazie tutto nostro. Oscurati, bannati a vita. Allora, questi fancazzisti. Sì. Parliamo. 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 Cosa vuoi sapere? Io devo sapere fra, quando termina fra 11 di... Allora, le riprese terminano il 10. Sabato prossimo. Ah, no, sabato prossimo, l'8. Dove avete girato tutto interamente a Fiesole, giusto? Girato, dove sono venuto io? Fiesole e Firenze. Firenze un po' in Piazza del Domo. Infatti l'altro giorno mi ha detto... Piazza del Domo è anche in un locale in centro. Sì, alla cantinetta. Si può dire, dai. Mia viene a scuola un mail. La diretta si può dire perché è lo sponsor nostro. Sì, però poi anche al Centro Wind. Centro Wind, al centro Vodafone, al centro Apple, al centro... Anzi, salutiamo, guardate, no, perché adesso siccome facciamo tutte le esterne per questa settimana e quindi saremo ospiti sia al Villa Fiesole che al Grand Hotel Mediterraneo dal nostro caro amico Simone Taddei, che lo saluto, gli mando un grande abbraccio, che è un grande amico. E basta, poi ecco, fondamentalmente questo, finiremo poi... verso l'8, quindi cominceremo a montare seriamente. Montare. E a montare seriamente ci penso. E a montare seriamente tutte le puntate, quindi sicuramente usciremo, credo, nel prossimo autunno, ottobre, novembre, più o meno. Dobbiamo ancora scegliere dove mandarla, stiamo solamente aspettando che ci diano i format giusti per la nostra, per quello che a noi occorre. Poi da lì partiremo, spacchiamo giù tutto e via. Dobbiamo salutare Matteo Giulio Pagliai e Matteo Cicchero, giusto? Matteo Cicchero, Matteo Giulio Pagliai, diciamo, aiuto regista che è mio fratello. Alessio Coluccia. Fratello uguale fratello uguale a me, esatto. Tanto Alessio ci sta guardando, mi sa. Ciao Ale. Sì, sì, l'abbiamo già salutato prima. Ciao Ale, ciao carissimo. Fai per ma regista Marco, che fine ha fatto? Può darsi che si sia addormentato. Perché è influenzato e obiettivamente adesso, battute a parte, stiamo lavorando tipo 12 ore. Sì, esatto. Veramente, ecco, io su una cosa posso spingermi seriamente, l'unica 30 secondi sarò serio, sono onoratissimo. No, no, veramente, sono onoratissimo di avere loro sul set, perché a parte aver poi creato una amicizia molto bella, ma sono professionisti veri e stanno facendo veramente un prodotto veramente eccezionale, soprattutto su un luogo che non è facile lavorare, considerate che siamo in una villa bellissima, ma è un appartamento di 70 metri quadri, c'è 25 persone fisse, quindi non è facile. Faccio complimenti veramente a tutti, dalle costumiste allo scenografo, prossimo premio Nobel, fra l'altro Oscar, anche Nobel gli diamo, perché poi solamente, quindi no, veramente bravi tutti. Un bel gruppo, infatti. Non diciamo niente, ma no, poi è un gruppettino affiatato, perché sono tutti simpatici e bravi, veramente. Ecco, e questo cui sarà una cosa importante, sarà che abbiamo costruito su Firenze un gruppo di lavoro e sicuramente da ora in poi faremo qualche cosa di molto importante. Questo sì, di questo ne sono assolutamente convinto. Non voglio parlare d'altro, ovviamente, perché teniamocelo riservato. Tocchiamo ferro, teniamocelo riservato. Bene, detto questo, diciamo due cazzate. Dobbiamo salutare... Scusa. Salutare Lapo parrucchiere di Lapo. Lapo, salutato. Ma ti arrivi sempre dopo. No, dopo te ti devi scoppiare. Ma scoppio ritardato. Dormivo. Vorrei rinascere e non capire nulla. Ma la Fiorentina parla proprio. No, il Papa non c'è da voi, vero? Il Papa non c'è. No, vabbè. Però... ce la portate la foto del Papa? Dai, io voglio avere la foto alla scelta. Guarda, non foto, ci vedete se non lui e voi stiamo insieme, con un sconcerto di foto. Allora, te Grullo, sei sul mio Facebook o no? Sei fra i miei gruppi. Cioè, fra i tuoi gruppi. No, te l'hai vista la foto di Grullo e Voitiva? Basta, vai su... io la voglio vedere. Basta, vai su Facebook. Scattate la sconcerti, fra l'altro. Allora, ti dispiace, aspetta, fermo, perché adesso si guarda in diretta. Come si chiama? Lore, vieni qua. No, è una cosa seria. Vai sulla pagina Facebook di Tuccia Medani Mosin e cerchi la foto sua col Papa fatta la sconcetti, perché no, mi pianta no, questa no, roba. No, vedi, no, già abbiamo detto te.
No, non è questa, no, no. Io ti ho spiegato. Siamo, te no, non eri neanche nato. Siamo nel 1976. Sì. Papa viene a Firenze. Ma non c'era Voitiva nell'86. Nell'86. 76! Ma era nell'83 Voitiva. Ecco, no. Vai, vai a vedere. Vai a vedere. Scusa, 86, 86. Visita di Papa a Firenze. 86. Pronto? Francesco, okay. Salve. Sì, chi sei? Salve, volevo dire due cose a Sebastian. Vai, 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 tutto tuo, Sebastian. Cioè, due cose. Vai, questa è un'infamata. Eva, sei il mimito. Grande. E come ti chiami? Sara. Ti stimo veramente tanto. Ti ringrazio da veramente tanto. E come ti chiami? Caterina. E allora ti saluto, Caterina. Un bacio. Number one, i suoi video sono qualcosa di stupendo. Grazie. Non troppo. Ti ringrazio, dopo ti pago il che ti devo pagare. Grazie. Sei il number one. Senti, ma questo video dove l'hai visto te? Sì, come lo fa? Sui surfetti. Io lo seguo Sebastian su Instagram. Ah, Instagram? Ah, così. Poi Facebook. Instagram, cancelletto, condivido. Strisco quello dei video, ah, quello dei video, è quello dei video. Lascia, se parla, grazie Caterina. Grazie. Ciao. Allora. Ciao Caterina. Cioè, ce l'avrò avuto. C'è qualche foto di allora nell'86 si diceva Papa quando 76. Ha visitato Firenze, non mi ricordo davvero, 86 o 76. No, 76 non c'era. No, stai zitto. Te lo dico, vedrai. Ma stai zitto per favore. Allora, è venuto a Firenze perché tu non sei fiorentino. Se tu vai, basta andare su Google. Allora io, praticamente una via dove abitavo, dove avevo un magazzino, si chiama Via Pascoli, okay. Ho messo per la prima volta nella storia d'Italia una strada lunghissima piena di tappeti persiani, quando è passata. E si è fermato, ci sono molte fotografie con me, con mio figlio Sharon, che c'è sul, sulla pagina. Quello che poi chiama un baggio. Cioè, No, quelle... Noi l'altra volta parlavamo perché io ho incontrato Papa allo stadio di Firenze di calcio e c'era questo giornalista Mario Sconcetti con me. Ma è la questa è la storia. Poi loro purtroppo. No, poi io hai detto Papa nel 78. Ragazzi, 78, non mi ricordo quando. Aspetta, raccontali di Baggio invece. Dai, ormai Baggio e Battistuta. Baggio e Battistuta. Baggio e Battistuta. Tanta roba. Sì, perché è così. No, però è fantastico. Ma se vuoi essere indeficienti, mamma mia. Allora, abitavano in via Casamurata, io abitavo in via dei Cappuccini. Avevamo il giardino confinante, prima ho stato per parecchi anni Baggio, lui che è un giornalista lo sa. Il giornalaio. Poi dopo in questa casa è continuato a stare a Battistuta per diversi anni. E Baggio maleggiava il tuo figliolo. Ma certo, con Sharon. Gli ha insegnato a Baggio. No, non giocavano. Per voi lo so che avete invidia. No, lui è stato neanche per capo, idea. Capi. Ma neanche per idea, io non mai giocavo. Anche Osipo da giovane giocava a calcio. Ma chi è questo? No, è turco, questo davvero è famoso. Questo è un giocatore. Questo è un giocatore turco molto davvero. È un mit, si chiama Mit Tutunci, davvero? È turco di Istanbul, è un giocatore molto famoso. Eri! Avevi che fare con dei sciagurati. È dura, eh. Guarda che fa cazzo stavamo. Ti capisco. Guarda, lui è morto. Ci siamo giocati così. Cazzo si sono. Ma non capisci, ma non capisci. Voglio la maglia, io però. Voglio la maglia, no. Chiunque abbia la maglia di un mito. Allora, la maglia. La pago. La pago tutti, la pago un sacco di soldi. È famosissimo questo giocatore. Ma questa maglia dovevo dire. È qua. Poi io voglio la maglia di un mito, mi sento per sentirmi in faccia. Allora, non puoi infangare un mito, tu non ci andare allo stadio con quella maglia. Che se, maglia... Guarda se c'è su eBay. Ma che si scherza per davvero? La stai cercando su eBay. Sì, no, tutto comunque. Colleghiamoci subito. Offro un sacco di soldi, i soldi di Sotucci. Che Mencioni sta aspettando ancora 1100 euro. Mencioni sta aspettando 1100 euro. 1100, aumenta un telefono. No, tu non ci c'è zero risultato. Non c'è nulla su eBay. No, no, non c'è nulla. Eccolo, guardate come era bello. Prima della conferenza stampa dopo la partita. Metti di bella con Glory del Sam. Cioè, lui c'aveva la palletta Glory del Sam. In questo studio qui.
in questo studio c'aveva Pippo Ba, non è Lori, è su, no, è sul tavolo di Osimo. Lori, no, zitti ragazzi, veramente chiude le bucce, finisce in tragedia. Lori, ora è antiquariato. No, io volevo fare una battuta attiva, però forse mai. No, vai, vai, no, no, meglio no. Buona, brava, buona come il pane. Lori, salutiamo Lori, ciao Lori. Io non volevo fare battute attive, dimmi se si può. Dimmi, fatti che tanto tu puoi. Hai capito, hai detto. E in questo studio qui si parla almeno di un 30 anni. Bella, quello è lui. Esatto. Che fatto? Perché se sei veramente lui. Davvero? Ma sul serio? Sì. Io buono, tu pari battuta. Pronto Lori, come stai? Ciao Lori. Ciao. Pronto? Sono l'avvocato di Lori. Pronto? Buonasera. Sì. Buonasera. Sono Raffaele. Oh, ciao. Da Napoli. Più giù. Senti, no, è vero. Beh, ragazzi, sei meraviglioso. Lui dice da Napoli e te più giù, tutte le volte. È bellissimo. È bellissimo. Dice un altro Raffaele e mi telefono a Napoli. Perché, sì. Insomma, decidete da che parte state. Raffaele, stai stasera è un po' particolare la serata. Non so se l'hai vista fino ad ora, ma si parla un po' di tutto. Pubblicità di patatini, questo. Scusa. Raffaele, hai la televisione davanti? No. Allora, ragazzi, che me ne pare di questo campagna acquisti? Prima non vorrei sul calcio. Parliamo di calcio. Una certa sala ci scriva Belli. La quella di prima. Parliamo di calcio. Anche a noi. Sono solo a te e basta. Stiamo parlando di fancazzisti. Mi sono trovato pure io con i fancazzisti. Hai visto? Bravo. Un'amica mia che suoniamo insieme mi ha fatto... mi ha mandato le mail, partecipa pure tu, allora ho cliccato, va bene. Grazie mille. Anzi, guarda, condividilo con tutti i tuoi amici, fai piacere. Like, asterisco, condividi, va bene. Ma io non ho capito, a che serve questi amici della scuola? Non ho capito. Una serie televisiva che andrà in onda probabilmente nel prossimo autunno. E parteciperanno alle prossime elezioni. Ah, sono candidati. Candidati? No, è una serie televisiva. Per un'Italia migliore, come diceva. Non fa cazzate di grillo. C'è schemi. Come diceva Berlusconi, per un'Italia migliore. Un sogno con i fancazzini. Ne vogliamo parlare. Di cosa? Parliamone. Parliamo della Fiorentina. Mi stavi chiedendo la campagna acquisti, allora, sai. Il portiere che hanno preso non mi piace. Sì. Perché lo sa, non mi piace? È come Abramo. Ma tanto fa il secondo, ci sta che non giochi. Io noi abbiamo l'esperto, anche lui penso che la pensi come me. No, appunto no, sono io stavo parlando, ti dicevo, ma può darsi che non giochi mai, sai? Munua dove ha fatto esattamente la stessa cosa, è venuto qua, poi ha chiesto di essere ceduto perché voleva giocare. Giustamente, perché c'aveva anche 35 anni, quindi insomma voleva finire l'ultimo anno per bene. Rosario è un portiere che è uno che è un ottimo secondo. Sai perché è un ottimo secondo? Perché non rompe le scatole al primo, cioè non è quello che ha voglia di giocare. Dice sia un bravo uomo spogliatoio, quindi io penso. Ma se il primo è bravo, non ha paura del secondo. No, ma sai, ma quando poi dietro c'è. Se il primo è di carattere, non se ne frega. Ma siccome dietro non è di carattere, sapete, allora... è quello che gli manca proprio quello. Comunque io a Stopper avrei preso a Vini. Saluto. Perché veniva senza soldi, innanzitutto, e poi dopo. Allora i soldi che si spendono per comprarlo si pagano il contratto. Sì, è vero anche quello, ma sai, ma ti ho detto, loro so che hanno fatto questa scelta qua, spero sia vincente. Ora tanto sai che a luglio arriverà quell'altro dell'Osteaua lì, come si chiama? Tatarusciano, rumena, cugino di Tunci. No, ometto Tunci. No, Tatarusciano, ci ha detto Tatarusciano, sì, ho capito come caspita si chiama. Viene lui e dice sia uno forte se la giocherà. Poi tanto ho detto tutto quanto dipende da dove arriveremo a fine campionato, se andiamo in coppa, in quale coppa, tutto dipende da lì. Quanti soldi ci danno, quanti soldi tira fuori della valle. Andrei anch'io, signori, tornerei volentieri io vestì quella maglia, ve lo dico, parente. Uno la butta lì. Ci ha provato con tutti, ci ha provato con tutti, però io sono fedele con tutte. Sono fedele alla Rondinella io, e con tutte soprattutto. Bene. Domenica
che facciamo? Non lo so, non neanche chi si gioca domenica. Pensa un po', questo dovrebbe commentare come opinionista. Claro, chi si gioca domenica? Io vorrei sapere se hai fatto le scommesse. A Cagliari, a Cagliari si vince facile, tanto c'è il Lino, ce la regala facile facile. No, voglio sapere se tu hai ottemperato alla scommessa che hai perso. No, no, ancora no. Con la scusa, sempre. La Coppa Italia ha detto meno di 5 non se ne fa, perché noi si fa chi si avvicina di più. Allora tu non c'eri, io ho spezzato la lancia a favore tuo, perché due pali, due rigori che non c'hanno. Bravo, 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 paghiamo, addiglielo a questi ragazzi. No, e invece sì, io pago volentieri con soldi sua, ma pago sempre volentieri. No, paga, quindi non si fa. C'hai ragione, guarda, quando viene a Firenze sappi, guarda. Sei ospite mio, andiamo a cena volentieri e te, perché con questi due stronzi io non ci vado, quindi stiamo insieme. E Giallo direbbe in questo caso, ma ottemperare? Ottemperare, va, verbo. Mi piace. Ottemperare, Gallo potevo chiamarla, però sarà... No, un è teatro stasera. È teatro. Diciamo che puoi conquistare, Gallo, se lo merita. Se vi va uno spettacolo teatrale che merita di essere visto, è Due Italiani Veri, con Massimiliano Galligani e... Grande Muzzi, grande e Andrea Muzzi che è al Teatro del Cestello. Vabbè, c'era stasera, ci sarà domani sera e anche domenica pomeriggio. Andate perché è divertentissimo, veramente. Oh ragazzi, allora ci sentiamo. Grazie. Ciao, buona notte, buona serata. Salutaci Napoli, anche se non sei di Napoli. Seba ci legge questa. Io la saluto Napoli, la conosco. Sì, è vero, salutiamo. Ciao Raffaele. Seba ci legge una mail molto simpatica. Uno dei produttori, no? Alessio Luccia. Ecco. Punto chiocciola. Vabbè. Visto che le fie scrivono solo per me, grazie. Giusto. Volevo dire a Luca e Cosimo che li stimo e che sono i number one. Mi raccomando. Vattene via adesso. Vattene a letto, vai. No. Tempo di guerra. Non fate tardi e domani si lavora. Sì, scusa. Tasto, soprattutto Cosimo. Sì, esatto. Ora, potreste recitare una parte di questa fancazzisti, una cosa di 2-3, sì? 30-40 secondi? Ah, chiedo scusa, mi hanno telefonato. No, il mio personaggio è abbastanza così. Bravattino, maledetto, bravattino! È abbastanza un paraculo in questo senso, quindi sì. Questa scena poteva essere... Ecco, vai, comincia, vai. Allora tu dimmi, potresti parlarmi di... Di? Pasta asciutta? Cosa dici? Certo. Beh, pasta asciutta, la storia. Al ragù. Ah, sei santo. Come si fa? Lo sa lui. Non parla di se ne fa tutto sto facendo. Ma scusa, attore è lui, devo parlare io. No, perché adesso io so che stia scherzando. Sta facendo il personaggio. Il personaggio così è uno. Sì. È uno, sì, è cattivo, cattivo. Ah. Cioè mette in difficoltà le persone, cioè, tra l'altro le sfrutta facendo ad esempio, lo so che questo telefono fa cacare, però è da buttare via, è da buttare via, sai cosa faccio? Perché se non lo butta via subito potrebbe rimetterci dei soldi, quindi io che le voglio bene glielo butto via io, e così siamo a posto così, se mi dà 10 euro per la rottamazione siamo a posto. Vedo. Interessante. Così. Dai il cazzo, puoi anche pagare col cazzo. Dai soldi, paga. Non c'è la carta. Paga 10 euro? 10 euro con la carta. 10 euro con la cash. Ma se per quello vengano con 2 euro, voglio anche spendere nei negozi a Firenze con la carta di credito. Con 2 euro. Ma quanto va a tariff con i film che tu fai Dorosconi? In cielo un film. Beh, se ti parli in sì, allora mi parla di Alessi e meno capiamo niente. Succede. Il film che tu fai Dorosconi? Sì, su capire, rapti via, perché sennò è finita la camera. Mi rimetti per favore, Rappo? Mi rimetti i tutucci? I tutucci bagnino, per favore. Sì, prego. Il dialetto valsesiano. Mi prego, rimettimi. Lorenzo! Ah, scusa. Voglio tutucci bagnino. Ma quanto mi sa che manca 2-3 minuti. No, non finiamo più. No. Ma in televisione ci sta, lo stream. Noi si sta qua per 3 giorni. No, noi si può... Alessio Coruccia, guarda che domanda. Alessio Coruccia, poi ci cazzo. Sì, adesso il pezzo sempre. Quando hai girato Baywatch? No, questa è pubblicità di patatine, pensa un po'. Con Pamela Anderson. Rocco Siffredi. Era Mitch Buchanan? Esatto. Patatine. Mitch Buchanan. Davvero? La patatina tira. Lì dietro. Prima di Rocco Siffredi c'era un po' di tutucci. Questa è tutta invidia. Esatto, sì. Noi 30 sul campo non ce l'abbiamo. Comincia ora io...
cominciato 40 anni fa, arriva un po' tardi, vabbè, va bene così. Body care, va certo, body care, assa. Che cazzo vuoi? Che hai detto? Bell'azzaramento, ah, ma vabbè, salutiamo tutti gli amici austriaci come lui. Ma tu sei un po' grullo. Austriaci, austriaci, conte. Ma lui ha risposto bene in persiano. Ma voi due fate la trasmissione a parte? Sì, sì, no, perché siamo collegati con la Romania. Noi ragazzi facciamo. Voi va bene, mi fa. No, ma siamo collegati con la Romania, c'è un sito di Romania. Noi giovani. Una chat, una chat equivoca. Sì, sì. Che mi avevi promesso che era un programma sul calcio, però ora sul calcio. No, ma non è un programma sul calcio, te l'ho detto, no, se l'hai detto che è centesima puntata. Comunque Bianchina chiede di fare un altro video sulle balenottere e i leggings. Oh, no, allora facciamo recitare lui. Facciamo un attimo. Vai, vai, ma io non so recitare. Vai, dici che è un po' di cavolata. No, cose serie. Per la serie tu ci non ti metti mai a disagio, perché non ti viene mai le cose senza senso. No, non fate. Esatto. C'è la scaletta prima, aveva la scaletta. Ora, ultimi due minuti. La scaletta è la codice di Wendy, se vuoi. Ma che cosa no, per due vai. Minuti, cose a caso. Però se non staccano il programma poi. Ma dici no, che cose che no, mi denuncia la me, no, perché prima se denuncia lui c'era la prima meno, c'era l'ora di santo, hai detto che questi studi. Però anche ora Canyon si è messo male. No, buonasera Lori. Cagnetta, mi sa che gli tocca. Un saluto Lori, siamo amici. Cioè, Leonardo, tocca. Uè, babbo di Leonardo, come si chiama tuo padre? Di nome? Roberto. Roberto. I love you, ce l'ho anch'io il cappellino lì. È bellissimo. I love tutu. Ha fatto che profumo, I love tutu, buonissimo. Benissimo, basta con Romania perché c'è, è collegato con questo sito con Romania. No, no. Aspettate, ragazzi, Transilvania è collegato con la Transilvania. Guarda, fanno cazzi loro, come si dice, cioè, cos'è la trasmissione? Si sono per quello che invita gente. Rispondere le mail, come si fa? Dattilografa qualcosa. Ogni tanto mi sa che sì. No, ci staccano, ragazzi, ci staccano. Io volevo parlare un po' di calcio, la Fiorentina, sì, tutto, insomma, tutto l'unico stento di calcio qui. Sì. Va bene, dai, salutiamo tutti. Interama, qualunque cosa succeda. Un abbraccio, grazie. Buone cose. Allora, ti aspettiamo prossimamente. Fangazzisti, regia di Marco Limberti. Marco Limberti che salutiamo. Grazie per averci risposto. Ciao. Grazie Limbo per la chiacchierata. Grazie Marco, veramente. Grazie veramente. Allora, comprate il CD. Il viaggio con Kerouac, iTunes, Spotify, veramente negozio, fantastico, insomma, veramente bellissimo. Non lo scaricate. Poi il prossimo album sarà anche Cosimo. Il prossimo album si fa il duetto io e te. Il duetto di Cosimo sarà negli annali delle. Sarà un singolo con duetto di Cosimo Pagliaia. Perfetto, meraviglioso. In macchina però spaticoso. Non sarebbe male. In macchina fatele vi fare, non mi interessa. Lascia fare, cioè ci sta la reputazione da difendere. Ora questo lì c'ha le ragazzine, ma noi ci saldi, capito, tu capisci? Ciao, salutiamo. Grazie, un abbraccio a tutti, grazie veramente ai nostri ospiti. Come hai fatto Leonardo? Leonardo ha imparato anche come Mose, grazie. No, Mose fa così, ragazzi. No, ti dico pace e bene alla fine. Ecco. Vai, ecco. Pronti? Pronto? Mi sa che Flavio. Flavio. Oh, Flavio. Grande Flavio. Flavio in extremis. Siamo in chiusura, Flavione. Sì, sì, volevo solo dire un voto al mercato della Fiorentina 8 perché ci siamo rimborsati in tutte le parti. È vero, e poi ho visto che è la centesima puntata, voglio fare la più bella trasmissione che si fa di tifosi della Fiorentina. Grazie, grazie, grazie. Peccato non si parla di Fiorentina, ma stasera va bene. Stasera è stata l'unica sera di 100 puntate che non abbiamo parlato. È vero. Perché abbiamo fatto un promo per fare. È stata una festa. L'ho visto, è stato bellissimo. Flavio, spiega ai nostri amici da dove telefoni, io ripeto, io so però sempre. Io telefono a Manfredonia che è in Puglia, in provincia di Foggia. Bella la Puglia. Napoli, Puglia, non da tutte le parti. Da Torino, ci chiamano da tutte le parti. Bene Flavio, vai, un abbraccio, Flavio. Ciao caro. Ciao. Ciao, buonanotte. Grazie a tutti, ringrazio i nostri ospiti e ci vediamo lunedì. Grazie per l'ospitalità. Grazie a lui, grazie al grandissimo. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao. 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 Se i fancazzisti andassero a Telelibera Viola, i chiacchierebbe? E volerebbero tavoli, sedie, cameraman, cinesi, persone, volerebbe ognosa, un degenero pazzesco. E di che si parlerebbe poi?
Non lo so, io penso di tutto tranne di calcio. Probabilmente l'argomento, la puntata sarà incentrata sulla sopa. Per scoprire cosa accadrà e di cosa si parlerà, ci vediamo questo venerdì un quarto all'11, che quindi sono tipo le 10.45, sì, su Tele Libera Viola, canale 196 del digitale terrestre, e anche in diretta web su YouTube. Ciao. Tele Libera Viola, vicino San Salvi si gira. Sì, sì. Oh, vi si aspetta, eh. Si aspetta. Mi raccomando. San Salvi. Maestro Micciu, Sicilia, 1:30, 2:30. Ogni lunedì e venerdì. 1:30, 2:30. Dove? A San Salvi. Lui fa questo gioco, fa schiantare da ridere, eh? Prende le parole per fare le scomposte, scompone, la parola la scompone e faccio una piccola frase, tipo Torino, è la mia volta, Fiorentina, Aleo, non l'ho capito bene. Sera, ore 22:45, puntata numero 100 di Tele Libera Viola. Con me, grandissimi ospiti, direttamente a Fancazzisti, Luca Seta, nonché il conte Ludwig Maria Ludwig di Jürgenmeister nella sitcom, appunto, Fancazzisti. Sti ragazzi. Il produttore della sitcom. Sì, nonché Cosio Pagliai, nonché quello che picchia tutti, Giacomino, che poi chiude tutto, Giacomino. Sì. Perfetto, allora non so se ci sarò. No, è il mio amico, noi siamo amici. Siamo amici cantanti. Cantante. Anche cantautore, sì. Cantautore fantastico. Ma venerdì, mi raccomando. Bravo, pagato, quanti sono? Cinquantino politico. Si vede venerdì. Grazie.